Dal marketing alla fase creativa, guida la pubblicità tra aneddoti, curiosità e un pizzico di ironia. Il titolo è Con le zampe di elefante, il libro è edito da Jupiter Edizioni e scritto da Silvio Fabris, decano dei pubblicitari napoletani e italiani. Presentazione ironica e divertente al PAN del Palazzo delle Arti di Via dei Mille. Presente anche l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Daniele, che ha un po' adottato l'iniziativa. Ascoltiamolo. Non si tratta di puro talento o solo di creatività, ma ci vuole un ampio spettro di conoscenze, quindi ci vuole una base tecnico-scientifica seria in cui sia i saperi umanistici che quelli più tecnici si debbono fondere per dare vita ormai a vere e proprie agenzie di pubblicità capaci di coprire l'intero arco della promozione dell'informazione sui prodotti, per fare una pubblicità che sia innovativa, capace di colpire attraverso anche il segno grafico, insomma in qualche modo anche da questo punto di vista, però che non perda un rapporto tra pubblicità ed etica che comunque deve caratterizzare ogni serio lavoro intellettuale e professionale. Al tavolo anche il presidente TP, l'Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti, Biagio Vanacore. L'autore, Silvio Fabris, spiega ai nostri microfoni i motivi per il quale ha scritto questo libro e a chi ha rivolto il volume. Nata grazie a una telefonata che mi fece tempo fa l'editore, il dottor Massimiliano De Francesco, in occasione del nostro 40° anniversario appunto dello studio Fabris. E mi chiese appunto di scrivere un libro, data la nostra esperienza di 40 anni di attività.